L'onorevole Giacomo Matteotti, segretario del Partito Socialista, ha attaccato duramente Mussolini denunciando gli arbitri dello squadrismo. A uomini come questi non si può rispondere che a colpi di rivoltella, replica Mussolini. Molti italiani sono convinti che Mussolini fosse in fondo una brava persona, che fino al 1938 le aveva azzeccate quasi tutte. Poi certo, peccato, le leggi razziali, la seconda guerra mondiale, l'alleanza con Hitler. Ma in realtà nel 1938 Mussolini aveva già eliminato politicamente e a volte anche fisicamente tutti i capi dell'opposizione. I cattolici, Don Sturzo costretto all'esilio, De Gasperi incarcerato, Don Giovanni Minzoni assassinato a bastonate. I socialisti come Matteotti, i comunisti come Antonio Gramsci che muore di malattia dopo 11 anni di prigionia. Ma in realtà Mussolini si accanì anche sui liberali, sui conservatori. Giovanni Amendola, una delle sue vittime, da non confondere col figlio Giorgio che era comunista, Giovanni Amendola era un liberale conservatore, stava al governo, era ministro delle colonie, ma era un antifascista. E i fascisti andarono 100 contro 1 nell'albergo di Montecatini Terme dove era in vacanza per ammazzarlo. E lui, per non causare disagio agli altri ospiti dell'hotel, uscì, si consegnò ai fascisti che lo bastonarono, riuscirono a salvarlo, ma spirò pochi mesi dopo in una clinica in Francia. Sempre in Francia spira Piero Gobetti nel 1926. Gobetti era un ragazzo di Torino, uno studente, figlio di un droghiere, aveva 24 anni, era innamorato di una ragazza più giovane ancora di lui, Ada, e un giorno Piero Gobetti andò dal suo maestro, Luigi Einaudi, che era il più importante intellettuale italiano, a chiedergli un articolo per una sua piccola rivista, precisando di non avere i soldi per pagarlo. Qualche barone universitario che conosco lo metterebbe alla porta oggi. Invece Luigi Einaudi chiede quanto deve essere lungo l'articolo, scrive, consegna e l'articolo viene pubblicato. Gobetti però ha un problema, è antifascista, viene aggredito per la prima volta. Ma proprio nei giorni del caso Matteotti, Mussolini telegrafa al prefetto di Torino e dice: vi prego di rendere la vita difficile a questo insulso oppositore di governo e fascismo. Pochi giorni dopo il duce viene obbedito. Le squadracce aspettano Piero Gobetti nell'androne di casa e lo massacrano di botte, lo lasciano per morto. E siccome lui era un editore, prendono anche i libri che aveva pubblicato e li bruciano. Tra queste c'è l'opera prima di un giovane poeta ligure di cui Gobetti ha intuito il talento. Il suo nome è Eugenio Montale. La raccolta di poesie si chiamava Ossi di seppia. Mi piace ricordare almeno qualche verso. Codesto soltanto oggi possiamo dirti ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Era il modo di Montale di essere antifascista. E quando Gobetti, dopo l'ennesima aggressione, decide di fuggire, di andare in Francia, dice: non metterò più piede in Italia, né vivo né morto. Dobbiamo amare l'Italia con l'austera passione dell'esule in patria e con orgoglio di europei. Insomma, Piero Gobetti va in Francia lasciando Ada, che è diventata sua moglie, e il loro figlioletto, Paolo, e Eugenio Montale va a salutarlo alla stazione. Scriverà anni dopo, sul Corriere della Sera: Piero viaggiava in terza classe, stava male, ci siamo abbracciati, sono l'ultimo amico che l'ha visto vivo in patria. A Gobetti restano solo 10 giorni di vita, si spegne nel febbraio del 26 in una clinica a Neuilly, fuori Parigi. Riposa nel cimitero del Père Lachaise. Non aveva ancora 25 anni, avrebbe potuto ancora scrivere e pubblicare libri meravigliosi, non aveva mai fatto niente di male a nessuno. 2 anni prima della morte di Gobetti, i fascisti vanno ad ammazzare a bastonate un prete, Don Giovanni Minzoni, parroco di Argenta, provincia di Ferrara. Il sacerdote sul suo diario ha lasciato scritto: prego per coloro che mi uccideranno, sono pronto a dare la vita per il trionfo della causa di Cristo. Cosa aveva fatto di male Don Minzoni? Quando i fascisti avevano ammazzato il capo dei socialisti del paese, era andato a rimproverarli, a dire loro: lo avrete sulla coscienza. Non era un bolscevico, era un prete, ma era un prete coraggioso che pagò con la vita il suo impegno per la giustizia.